Ciao a tutti, dopo aver fatto un veloce unboxing delle cuffie Dr. Dre Studio, oggi vi farò, dopo aver provato, una velocissima video recensione di come mi sono apparse e di come funzionano effettivamente. Tanto la scatola l'ho fatta già vedere ieri, abbiamo sul fronte le cuffie di profilo, nel lato sinistro abbiamo. E cosa contiene la scatola, insomma. Dietro abbiamo uno spaccato delle cuffie, la selezione come sono fatte all'interno, diciamo. E nell'altro lato della scatola abbiamo una frase celebre di Dr. Dre con la sua immagine. Per aprire la scatola basta sfilare. Dopodiché ci troviamo davanti a quest'altra scatola, che qua abbiamo una linguetta che è magnetica. Basterà alzare e sollevarla e poi si aprirà il libro. Dopodiché qui abbiamo un'altra, diciamo, contenitore, sempre con una linguetta che c'è col velcro, e troveremo l'adattatore dell'aereo. Qua va inserito il jack. Cuffie, vediamo che molto non si vedrà bene, però vediamo che sono fatte, veramente sono curate nei minimi dettagli. Cuffie sono per, diciamo, anche per iPhone, iPod, ma funzionano anche con BlackBerry, in quanto qui hanno il microfono e il clip per andare avanti canzone. Manca, peccato, la selezione del volume. Cioè, quindi bisogna alzarla dal dispositivo stesso. Qui abbiamo un altro cavo, sempre per cuffie, insomma, o computer, o quel che si vuole, solo che qua non abbiamo il microfono e il selezionatore della canzone. E poi abbiamo un altro jack per mixer, che è leggermente più grande. In questo scomparto qua c'erano due batterie Duracell, che adesso vi farò vedere, che vanno inserite nelle cuffie. Dopodiché qui, quest'altro contenitore, cioè contenitore, scatoletta, abbiamo la garanzia, questo è il libretto di istruzioni, un manuale utente. Poi abbiamo foglietto di garanzia, che è questo qua. È una sorta di pubblicità con tutte le cose della Monster, insomma. Adesso mettiamo qua lato. E inoltre abbiamo il strofinaccio, diciamo, per le cuffie. Poi troviamo altro volantino che dovrebbe essere altri foglietti, che non so se fa parte anche questa garanzia o meno. Adesso, passando alle cuffie vere e proprie, che sono contenute in questa custodia semirigida, con tanto di moschettone per aggancio. E anche vediamo che è curata. Qui c'è la B di Beats e qui abbiamo il logo Monster cucito. Anche la zip è molto dettagliata, curata. E una volta aperte, ecco qua le cuffie in colore bianco. Sono piegate su se stesse, diciamo. Per aprire basterà fare un po' di leva su due perni. Come ho fatto vedere nell'unboxing, vediamo che qui in questa legatura c'era scritta Monster marchiata, mentre nell'altra marcatura c'era scritta Studio. E le cuffie sono bianche lucide, esiste anche in versione nera lucida sempre, però lì la negativa è che rimangono ereditate come niente, e adesso c'è un'edizione limitata di altri colori. Vediamo che qui abbiamo il pulsante per accensione, adesso saranno accese, mentre dall'altro lato abbiamo il tasto muto, no, scusate, il tasto muto è qua, insieme alla cosa accensione, che adesso vi farò vedere come funziona. E qui abbiamo solo lo scomparto batterie,
dove infatti vanno inserite. Per aprire basta fare girare e sollevare. Ed ecco qua le batterie. Vi ricordo che qua sotto il coperchio c'è la firma Dr. Dre e subito sotto dove io tengo il pollice c'è il numero seriale da inserire nel sito Beats per appunto verificarne l'originalità. Per richiudere basta fare il procedimento opposto. E le cuffie sono regolabili in lunghezza, dico. Idem di qua. Altro materiale si sembrano buoni e sono veramente isolanti. Queste cuffie funzionano con le batterie in quanto usano un sistema attivo di noise reduction, cioè riducono il suono proveniente dall'esterno e insonorizzano ancora meglio di quanto non bastasse, insomma, questa parte in gommapiuma, insomma, col che il peso è di 260 grammi. Quindi alla fine non risultano eccessivamente pesanti. L'unica pecca è che appunto senza batterie proprio non funzionano queste cuffie. Quindi insomma bisogna avere sempre batterie a portata di mano. E anche se comunque ci avvisano quando in caso di batterie quasi scariche, la lucetta invece che essere rossa, spero che si veda, diventa di colore ambra. Adesso vediamo facciamo sentire velocemente, vi faccio vedere la funzionalità del tasto muto. Da prima devo togliere il filo. Va inserito il lato L, questo lato qua va inserito nel jack appunto del dispositivo, mentre il lato dritto, questo qua, va inserito nella cuffia a sinistra. Ok, questo è appunto il controllo, diciamo, remoto delle cuffie. Adesso andiamo a selezionare una canzone. Mettiamo casuale. Adesso il volume è circa a metà. Vediamo circa metà il volume qua sotto. Adesso siamo circa tre quarti. E adesso il massimo. Vediamo cambiare canzone. Magari troviamo una con qualche basso. Sentiamo quindi che il volume suona abbastanza forte. Peccato appunto che non insonorizza abbastanza dall'interno verso l'esterno, quindi insomma ascoltandolo in luogo pubblico può risultare fastidioso per chi c'è a fianco. Vediamo quest'altra canzone sempre a livello massimo. E questa è la funzionalità muto che vi dicevo. Insomma, tenendo premuto questo, la cuffia, cioè la canzone continuerà a suonare soltanto che in modalità muto, in modo che si possa ascoltare, ad esempio, cosa succede vicino o qualcuno a fianco. E il controllo che vi dicevo prima è posto qua, vicino appunto alla guancia, praticamente, di sinistra, con cui si può mettere in pausa. Ok,
o cambiare canzone con due click, ad esempio. Appunto, come vi dicevo prima, l'unico peccato è che non c'è il controllo del volume, quindi per controllare il volume bisognerà usare i tasti appunto dell'iPhone o altro dispositivo. La qualità comunque è veramente buona, ma la cosa che mi ha colpito di più sono i bassi veramente profondi. E veramente comunque rimangono equilibrati, non vanno a sovrapporsi con la musica, cioè con i medi e le altre tonalità. Queste sono cuffie, vediamo By Dr. Dre, scritta Beats, il logo Monster. E io penso che sia tutto. Quindi adesso vi lascio e alla prossima. Ciao!